Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte. Si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Beati i poveri in spirito, ma guai ai ricchi, schiavi di ciò che posseggono. Beati quelli che sono nel pianto, ma guai a quelli che ridono quando c'è poco da ridere. Beati i miti, ma guai agli arroganti. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, ma guai ai complici dell'ingiustizia. Beati i misericordiosi, ma guai a quelli che condannano il prossimo. Beati i puri di cuore, ma guai a ipocriti e seduttori. Beati gli operatori di pace, ma guai ai seminatori di discordie. Beati i perseguitati per la giustizia, ma guai ai loro persecutori. Beati noi, se ci rallegriamo ed esultiamo nella speranza della ricompensa che ci attende nei cieli. Beati noi, se non ci lasciamo rubare questa speranza in Dio e ci santifichiamo come Dio è santo. Beati noi, se attraverseremo la grande tribolazione di questa vita lavando le nostre vesti e rendendole candide nel sangue dell'agnello senza macchia, Gesù Cristo, nostro Signore, che regna con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli, in corona Maria Santissima come Regina di tutti i Santi e di noi, peccatori, in cammino verso la santità e la vita eterna. Così sia. Amen. Se mi hai seguito sin qui, forse sarai interessato ad altre mie omelie e meditazioni. Se non mi conosci, forse vorrai sapere chi sono. E se non l'hai già fatto, ti invito a iscriverti al mio canale attivando anche le notifiche. Grazie e Dio ti benedica.